In questa bellissima giornata di pioggia ci creeremo un nuovo hobby e ci metteremo a fare non i puzzle ma i mosaici in maniera digitale, cosa che vi avviso già vi prenderà comunque una barca di tempo. Perché quella che sto per spiegarvi non è un effetto di quelli lì tatà, filtro, filtro, fatto. No, è una tecnica che prevede un sacco di tempo, un sacco di manualità, ma non la capacità necessariamente di disegnare. Quindi è alla portata di tutti, anche del mouse. Perché non serve particolare precisione per farla, anzi, meno è precisa, più probabilmente l'effetto sarà realistico. Ovviamente si adatta molto bene alle foto dai colori caldi, con delle figure magari stilizzate o comunque sui toni, quelli della roccia, ad esempio, non tipo blu elettrico, ecco, per dire. Non renderebbe particolarmente, e molto contrastate, perché le zone di alto contrasto permettono di fare un lavoro che risulta più simile a un mosaico, appunto. Ma in realtà va bene con un po' tutte le immagini, l'ho provata anche con un disegno digitale in 3D di Elsa, per cui insomma se rende con quello lì dovrebbe funzionare un po' con tutto. Ma questa è un'immagine che avevo già fatto di prova, che non ho nemmeno completato, perché parte della bellezza di questa tecnica è che anche se resta incompleta, non dà fastidio, anzi, ricorda di più un mosaico, quel che resta di un mosaico, quindi può essere utilizzata la nostra pigrizia a favore del risultato in questo caso. L'immagine che ho scelto come formato quello delle copertine di Facebook perché sono un po' più piccole, quindi visto che è un lavoro molto lungo, preferivo un soggetto un pochino più piccolo in modo da spiegare la tecnica, che di per sé è molto facile, e poi farlo in fretta. Quindi l'immagine che ho scelto per la prossima è un dinosauro. Voglio fare un mosaico di un dinosauro. Quello che ci serve è, prima di tutto, un fondo tipo questo. Io ho cercato con Google, poi potete cercare cose tipo ground, terreno. Io di solito cerco in inglese, che è più facile trovare. Gravel, stones, road, concrete, cemento, eccetera. Cercare una texture che risulti molto granulosa, molto sassosa, ma altresì liscia, perché deve fare da base per il mosaico, quindi si presume sia una pavimentazione o qualcosa del genere. Per quanto riguarda il colore da scegliere, ovviamente nel caso del leopardo, ho scelto il grigio chiaro che combaciava praticamente col colore del soggetto. Voi potete scegliere un colore che si abbini bene o molto più scuro per rendere più evidente il contrasto, quindi i pezzettini, o molto più chiaro, dipende dall'immagine con cui andate a lavorare. Come prima cosa cancello tutti i livelli che non ci servono, che non fanno parte del nuovo lavoro, e avremo uno sfondo, potete rinominarlo cliccandoci sopra se volete, e il nostro soggetto che è il Velociraptor. In questo caso, ma potete usare una persona, un paesaggio, quello che vi pare. Per il fondo utilizzerò il colore, in questo caso, questo grigio bluastro del Velociraptor, quindi creo un nuovo livello e col secchiello lo vado a riempire e gli do, ad esempio, moltiplica e una percentuale del 50%. Dopodiché terrò una copia del soggetto, che mi servirà come traccia, la vado a moltiplicare, Velociraptor, la vado a moltiplicare, e questa seconda sarà quella con la quale lavorerò in effetti. Vado ad applicarci qui in basso tra le icone una maschera che verrà tutta bianca. Voi, come sicuramente ricordate, le maschere servono a mostrare o nascondere delle parti dell'immagine. In questo caso il nero nasconde e il bianco rivela. Quindi clicco sulla maschera e col secchiello nero vado a riempirla. Ora, se nascondo il livello sottostante, vedrete che tutto il Velociraptor è invisibile. Sposto sopra o sotto, a seconda di come vi trovate meglio, l'immagine, quella che useremo di riferimento, la mettiamo al 50% più o meno. L'importante è che, insomma, riusciate a vederla in qualche modo. E vado a prendere il lazzo. E la tecnica è già praticamente finita, perché consiste nell'andare a creare
tanti piccoli tassellini col lazzo, tac, 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 lungo la nostra immagine. I tasselli ovviamente, e questa è la parte complicata se vogliamo dire, devono seguire l'immagine perché altrimenti basterebbe un'unica maschera con dei tasselli a casaccio. E andrebbe bene un po' per qualsiasi immagine, ed ecco perché normalmente i filtri, quelli mosaici, fanno abbastanza schifo perché creano dei tassellini un po' a caso che non hanno nessun tipo di riferimento con l'immagine sottostante. Oppure il mosaico, quello in versione pixel, cioè tutte file di quadrati. Sì, è un mosaico come io sono una statua greca, quindi non è particolarmente funzionale a un risultato realistico. I mosaici invece tendono, ad esempio, in un volto a fare un paio di linee di quadratini per delineare il viso, i capelli, hanno dei pezzettini più piccoli che seguono la forma dell'occhio, eccetera, e poi il resto riempiono la campitura o con una serie di tassellini dritte o a cerchi o comunque seguendo un po' la forma. Ogni tot tassellini che avete fatto potete prendere il secchiello col bianco e nella maschera della vostra immagine cliccare dentro. Se rendete invisibile il livello sottostante fate CTRL D per cancellare, vedrete i primi tasselli. Ovviamente sono piatti, sono molto piatti. E quindi quando avrete fatto i primi la cosa che si andrà a fare sarà utilizzare effetti e crearci innanzitutto una piccola ombra, quindi non troppo marcata, a seconda di quanto grande la vostra immagine vi regolerete di conseguenza, comunque non troppo grande, con l'immagine piccola uso addirittura un solo pixel, e la faccio provenire da sinistra. E andremo ad aggiungere con l'effetto Bubble Emboss, che è, smussa il rilievo, Inner Bevel. Quindi facciamo la smussatura interna, profondità bassissimissima, taglia ancora più piccola, il nero lo metto proprio a zero e lascio soltanto la parte di luce che vedete appare sempre dallo stesso lato. Quindi voglio dargli un minimo di rilievo, ma non troppo. Come potete notare, all'interno dei singoli pezzettini ci sono dei micro dettagli di altre cose, per quanto non si andrà a cercare di fare rientrare in ogni pezzetto un solo colore, quindi cercare di non prendere più colori all'interno della stessa casellina. Quindi momentaneamente sposto la maschera e vado ad applicare sull'immagine per vederla bene filtro sfocatura gaussiana, che non deve essere eccessivo, però deve togliermi un pochino di dettagli. Ok, e gli risposto su la sua maschera. E a questo punto vado avanti, cioè tipo all'infinito, faccio riapparire il livello sottostante e vado a fare pezzetti come non ci fossero mani. Ed è per questo che non è necessario usare una tavoletta grafica, perché per fare quadratoni fatti così potete tranquillamente usare anche il mouse. Ho provato, e anche se è un po' più lento, diciamo che è fattibilissimo. Per la forma dei tasselli potete addirittura utilizzare come riferimento la roccia che avete sotto, quindi se non sapete che forme dare potete cercare di seguire un po' la forma della pavimentazione che avete scelto per la vostra immagine. E andate avanti come non ci fosse un domani, facendo o a righe, quindi seguendo in questo caso la forma del muso, oppure riempiendo le campiture di vari pezzi. Pezzi, grandi o piccoli a seconda della forma. Io adesso scelgo di seguire la forma della luce, data dalla luce, per avere tasselli molto chiari e altri molto scuri. Ma a parte queste indicazioni qui, il resto è semplicemente andate avanti, andate avanti, andate avanti. Ogni tanto col G. Col secchiello vado a riempire di bianco il mio coso, CTRL D, e mi allontano per vedere come sta venendo il risultato. Come vedete, la dimensione ottimale, naturale, i vari pezzettini sono effettivamente piccolini, e anche se ogni pezzo
contiene più di un colore, non dà particolarmente fastidio perché possono comunque essere sfumature del sasso, perché i sassi non sono monocromatici. È vero che per fare i mosaici non usavano sassi, ma dei pezzetti di vetro o altre cose colorate molto spesso, però noi li facciamo di sassi e ci va bene che abbiano delle sfumature al loro interno, giusto? Adesso vado avanti fino con noncuranza finché non finirò il dinosauro e quindi non riprendo questa parte ma la manderò avanti veloce, veloce, veloce. L'altra cosa da ricordare è appunto il non completare l'immagine, quindi fare il soggetto principale magari tutto e dei pezzettini dello sfondo e lasciare il resto un po' all'immaginazione e alla voglia di fare di qualcun altro, soprattutto. Quindi l'immagine è finita, ovviamente potete poi andare a ritoccare il colore dell'immagine con gli aggiustamenti rendendola più calda, perché magari sta meglio, i mattoncini stanno meglio con colori più caldi, più terreni, ma come avete visto nell'esempio del leopardo sono freddissimi, ma molto simili al colore della roccia, quindi potete giocare sui colori cercando di farli avvicinare a quelli che potrebbero essere i colori più validi per un mosaico. Ma in realtà l'immagine già di suo, anche senza queste correzioni, ha un aspetto abbastanza mosaicoso. E se volete potete andare a ritoccare proprio con un pennellino, anche se non sapete disegnare, rendere, non lo so, la luce degli occhi, fare un tassellino bianco in maniera molto importante o andare a scurire delle parti, insomma, fare qualsiasi tipo di correzione andreste a fare su una foto per renderla migliore in generale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi piacerebbe tanto che mi mandaste i lavori che fate, perché con le tecniche strane mi piace poi vedere come vengono sviluppate, quindi potete mandarmelo sulla pagina di Facebook, postarmele. E vedere tanti piccoli mosaicini che vengono alla vita. Insomma, YouTube è cattivo, non è che mi faccia proprio tutta sta pubblicità, quindi se pensate che siano delle cose valide, insomma, copia e incolla su Facebook e fa. Una ragazza ha postato tipo 3 miei video, uno su Facebook, uno su Google, e tipo in 10 minuti 2 iscritti in più, e mi sono presa paura per questa cosa. Il potere della condivisione. Vado a fermare il cane prima che sbrani qualcuno. E niente, insomma. Se vi è piaciuto, bene, fatemelo sapere. Ci vediamo la prossima volta. Come al solito vi lascio altri video così, en passant.